L'abbraccio ideale dei tifosi del Giulianova a Federico Del Grosso prima dell'incontro con il Porto Sant'Elpidio, una bandiera, una leggenda in giallo-rosso da calciatore all'esordio, da tecnico si gioca a Monte San Giusto vista l'indisponibilità dello stadio Ferranti, inizio da horror per il Giulianova sull'imbucata a pescare Francesco Maio, glaciale l'ex torrese per la rete che sblocca il risultato. Reclama un calcio di rigore il Porto Sant'Elpidio per l'intervento di Antonelli su Fermani, Elpidiense in campo con Maio e Mandolesi in avanti e Ruzier a galleggiare tra le linee. Queste le scelte di Eddie Mengo, il 2-0 a stretto giro di Piero che si oppone su Maio, Mandolesi tarantolato per tutto l'incontro, sigla il raddoppio, la risposta di Giordano Fioretti, la reazione del Giulianova deve solo prendere le misure, l'ex Spal e Latina sul corner di Barlafante è letale, 2-1, match che si riapre e fase centrale di prima frazione che arride ai ragazzi di Del Grosso. Barlafante dalla bandierina quasi copia e incolla, prolunga la retroguardia elpidiense solo esterno della rete per Fioretti, in attacco in coppia con Domenico Suriano nel 3-5-2 del Giulianova scatenato, Federico Barlafante uno sguardo in mezzo, poi decide per lo spunto personale il montante con la collaborazione di Gagliardini a negare il pareggio, ma torna a spegnersi l'interruttore, troppi gli errori in fase difensiva, elude il fuorigioco Maio, provvidenziale nel frangente Emanuele Malandra, lui il sostituto di Del Grosso sulla catena di destra, quindi Fioretti trova fuori dai pali Gagliardini, conclusione terrificante, sfortunato il Giulianova, sverniciata anche la traversa dalla lunga distanza, tenta la magia Fioretti, quindi nella ripresa il corner di Miccoli, intelligente la sponda di Ruzier per Montserrat, si salva Di Piero, non irreprensibile la difesa giuliese neanche nel seguito alla rimessa di Frinconi, ancora Nicolas Di Piero, uno dei migliori tra i giallorossi ad opporsi su Maio in agguato, ammonito dalla panchina Del Grosso ruggisce, il tecnico del Giulianova non vuole la sconfitta, l'indecisione tra Moi e Ferrini favorisce il gol del 3-1 di Maio, doppietta personale per lui con l'orgoglio, Ferretti la sagoma di Gagliardini a sbarrargli la strada sul calcio d'angolo, una serie di rimpalli Ferrini che manca il 3-2 e nel finale altro svarione da brividi in campo aperto, l'ex Sambuceto Alessandro Gelsi entrato in luogo di Maio, il servizio per Riccardo Cucù, 4-1, piove o meglio diluvia sul bagnato, quanti errori individuali all'esordio, crolla il club guidato da Del Grosso a Monte San Giusto, Porto Sant'Elpidio 4, Giulianova 1. Buona la prima, Mengo, non si poteva chiedere di meglio la sua squadra oggi? No, di meglio bisogna dirlo perché abbiamo fatto anche degli errori secondo me evitabili. Sono contento per la situazione, per la prima partita, per tutto quanto, ma sicuramente dobbiamo tanto lavorare, sicuramente nella seconda metà del primo tempo non abbiamo fatto sicuramente bene sia sotto il profilo della personalità con tanti errori dove il Giulianova ha rischiato diverse volte di pareggiare. Nel secondo tempo sicuramente abbiamo fatto un buon secondo tempo, anche lì abbiamo alternato, ma essendo il primo settembre va bene così, sicuramente fra un paio di mesi questa prestazione non è sicuramente, spero che ci sarà una prestazione migliore. Con Federico Del Grosso, intanto ti chiediamo qual è stata l'emozione della prima in panchina al di là del risultato? L'emozione l'ho vissuta abbastanza bene, nel senso comunque sono in campo anche se non giocando, però l'emozione è stata una bella emozione. Ringrazio i tifosi per lo striscione che mi hanno fatto, però sono un po' amareggiato per come è andata a finire la gara. Ecco, troppi errori però in difesa, lei chiede un difensore centrale adesso. Sì, troppi errori individuali, il reparto comunque andava completato già in passato, quindi andrà completato anche ora, non è una questione di... che siccome oggi abbiamo preso 4 gol dobbiamo completare, il reparto andava completato e si dovrà completare.